Molti dei testimoni dicono che erano circa le 4:30 quando nel salone della banca, affollatissimo oggi perché era giornata di mercato, è avvenuta la tremenda esplosione. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa 1 metro di diametro si è aperta nel pavimento dalla parte riservata ai clienti che in quel momento stavano terminando di effettuare le operazioni bancarie. Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio. Nella confusione sono arrivati dei impiegati, specialmente anche feriti, sono venuti dentro ad aiutare a mettere a sedere, a portare fuori, a prendere delle macchine e quindi poi, finalmente è arrivata la polizia con i vigili urbani. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una 80 sono rimaste ferite o contuse. 2 dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Piazza Fontana è uno spartiacque, l'origine delle vicende tragiche degli anni 70, un punto da cui partire per capire. Da lì nasce quella che sarà chiamata la strategia della tensione, dal 1969 al 1984, 15 anni. Piazza Fontana, dunque. Per il paese uno shock. Le indagini frenetiche. Gli indizi sono tanti. Confermo al momento in cui parliamo che tutte le ipotesi sono aperte. Quindi non ci sono limitazioni. Tuttavia, a soli 4 giorni dall'attentato, affiora la pista nera. Un professore di Treviso, Guido Lorenzon, esponente democristiano della provincia, fa sapere ai magistrati che Franco Freda, noto teorico del nuovo nazismo, può essere l'organizzatore della strage. Ma la denuncia di Lorenzon cade nel vuoto. Gli inquirenti vanno in una direzione diversa, decidono di seguire la pista anarchica. L'istruttoria punta in particolare contro un gruppo di anarchici tra cui Mario Merlino, Roberto Gargamelli e Pietro Valpreda. Giuseppe Pinelli, ferroviere, appartenente ad un altro gruppo, viene interrogato alla questura di Milano. Il suo interrogatorio si conclude in maniera tragica e ancora non del tutto chiarita. L'anarchico precipita dalla finestra dell'ufficio del commissario Calabresi durante il suo interrogatorio e muore nel cortile della questura. Il commissario Calabresi verrà scagionato dall'accusa di essere responsabile per la morte di Pinelli 3 anni dopo il suo assassinio, il 17 maggio 1972 a Milano. Nel frattempo, la polizia è sulle tracce di Pietro Valpreda. Lo accusano della strage. Il ballerino nega, ha un alibi. Ma c'è un testimone oculare, il tassista Cornelio Rolandi. Afferma di aver portato Valpreda davanti alla banca dell'agricoltura. L'alibi di Valpreda non convince. È formalmente imputato di strage. Perché incolpare subito proprio gli anarchici? 8 processi, vari trasferimenti da Roma a Milano a Catanzaro e un lavoro monumentale. 92 faldoni, 60.000 pagine di documenti, 463 interrogatori. Nella storia giudiziaria di Piazza Fontana, il 30 giugno 2001, a 31 anni dal tragico evento, il cerchio si chiude attorno a un gruppo di imputati legati all'estrema destra. In nome del popolo italiano, la Corte dichiara Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo colpevoli del reato continuato loro ascritto e li condanna alla pena dell'ergastolo. Ma l'11 marzo 2004 la verità giudiziaria si capovolge. I 3 imputati principali della strage di Piazza Fontana, dopo aver avuto in primo grado una condanna all'ergastolo, sono stati infatti tutti assolti in appello. Per la seconda corte d'assise di Milano, gli estremisti di destra Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni non hanno commesso il fatto.